Sapete, la scuola media di Lungro è qui per il gemellaggio con la scuola media di Apricena. In questa stanza di albergo, dicevo, fervono i preparativi per la vestizione della sposa, che oggi, nel palazzetto dello sport di Apricena, si esibirà il gruppo folcloristico della scuola media e quindi vi sarà l'esibizione, la rappresentazione del matrimonio nel rito bizantino-greco. Questa acconciatura, molto caratteristica, nei capelli appunto della sposa. Si tratta di una ragazza di terza media. È una fase questa molto suggestiva ed elaborata. E lo scopo appunto di questa trasmissione, a prescindere dall'altra girata da un collega della televisione di San Severo, che riprenderà gli esterni, per quanto riguarda la nostra emittente, si occuperà di questi retroscena. E appunto il titolo del programma di oggi è Apricena dietro le quinte, cioè preparativi della vestizione del costume albanese di Lungro. Durerà molto questa fase? Quasi un'ora. Ma un'ora per quanto riguarda l'acconciatura dei capelli o tutto il vestito completo? No, l'acconciatura del Ah, capello. solo l'acconciatura un'ora addirittura. Come si chiama in albanese questa acconciatura? Queste cose che stai facendo? Kshet. Ah, kshet, ecco, kshet. Invece cosa sarebbe la parte centrale La di parte dietro, è vero, centrale. sì? Non è molto loquace quest'oggi, come mai? È forse preso da questo. Ecco, bisogna concentrarsi Concentrarsi sull'operazione, altrimenti. sul lavoro, se no si perde il filo del discorso. Allora noi staremo a guardare così. Cosa sta usando? Del tessuto bianco? Del Cos'è? tessuto bianco. Questo filo? Filo normale? Filo normale per attorcigliare i ricci. Ah, ecco, sì. Ha una valida collaboratrice oggi, no? Professoressa, ci Eh? mancherebbe. Ormai anche lei comincia a essere un habitué per noi, per Per me è un'esperienza l'emittente. nuova Nuova come? Interessante. nel partecipare a questa acconciatura. Ah, conciatura, no, Non ho mai pensavo. assistito a No, una cosa di questo ah genere. sì, no, pensavo esperienza nuova nei programmi televisivi. No, Ah, già partecipato ad altri. certamente. Ah sì. Nel servizio relativo a Vabbè, in anni precedenza. Ma è precedenti, stato il primo l'iniziativa di quello. Apricena, sì. C'è pure Marisa qua, che ne dici Marisa? Molto Maddalena interessante. vestita così, chissà come sembrerà, eh? La sposa è molto emozionata, Sì, ho si visto. sente Ho emozionata. visto, ho visto. Dice che ha mal di stomaco. Ah sì, è l'emozione, anche perché gli occhi stasera della gente saranno concentrati su di lei in maggioranza, per la massima parte. La sposa più giovane, no? È un tessuto particolare questo. Di razza. Ma questo treccine? Dimmi un po'.
chiudi un po' la porta, Stella. Mi ha detto di andare a dare una mano un attimo ai costumi e poi dovresti aiutare questi maschi, perché è più facile, io potrei... I costumi sono sotto. L'anno prossimo vestiremo pure Eugenia in albanese. Sì. Sono delle treccine già... Tutte raccolte. Fatte di seta, ma sì. è un... E queste sono delle strisciette di seta. Ricopre, sì. Sì. Questa cosa non l'ho mai vista, guarda. Come si chiama, Pipino? Kshet. Poi c'è la chesa che invece ricopre questa cosa. Sì, poi si centrale. Complicato. Sì, rigido però. Sì, rigido. Sì, sì. Ricamato in argento. In argento. Sì, l'ho visto l'altra volta. Questo è il la congiatura della sposa? Sì. Oppure sì. Del vestito di gara? Ci siamo filere tu. Il velo ce l'hai? Sì, ho comprato tutto il sapere. Quindi sono due bambini, praticamente. Uno qui e uno dall'altra parte. Sì, e dietro sì, ma non è finita ancora. Ma dentro c'è una treccia. Sì, raccolti, sì. Capelli raccolti. Attorcigliati. Attorcigliati intorno a un pezzo di nastro. Ho capito. Quindi non deve essere un po' di... Dura un'ora e mezza. Non è mica finita. Senti, ma poi tu ti vuoi sfilare le cose qua? Cosa? Togliere e mettere... Sì, perché se hai una cosa a giro collo, poi la bando la tanto no, la trago. Cosa stai facendo esattamente, Peppino? Infilo una spilla. Ah, ecco. Per fermare il tessuto. Sì. Questa è l'altra, eccola qui. Ma chissà perché veniva addobbata il cenere. Secondo la gara... pettinatura caratteristica del costume di gala. Poi devi considerare che i capelli erano molto, molto più lunghi. Perché sono molto fino a qui alle donne, le nostre donne. Ma comunque venivano avvolti sempre intorno sempre a queste donne. Arrivavano sempre ad essere così e quindi risultavano un pochino più grandi, più spessi. Da... Siamo divisi in due. Che prego. Questi nastrini sono particolari? Sono di filo di rocchetta. Si vendono oppure si fanno? Si possono fare. Quindi adesso una volta vestite poi le ragazze andranno su ad apricena al palazzetto dello sport perché pare che stia piovendo fuori. E se il tempo si rimette a bello nei prossimi giorni si esibiranno nuovamente all'aperto anche per dare la possibilità alla maggior parte possibile di apricenesi di guardare lo spettacolo. La particolare concentrazione con la quale Peppino sta lavorando non consente alla nostra emittente di usufruire della sua proverbiale articolata loquacità. Comunque ci riserviamo più avanti di fare una breve conversazione. Per adesso lasciamolo lavorare e diamo la parola alle immagini. Notate come oggi abbia una collaboratrice di eccezione.
e Matilde Vaccaro. Inesperta. L'esperienza viene con la pratica. Alza un po' la testa. Già comincia ad assumere, eh? Sì. Una caratteristica. Se vi ricordate, gentili telespettatori, circa un mese fa avevamo realizzato quel servizio sulla la giudaica di Laino e preceduto il servizio vero e proprio da un altro simile a questo, cioè giudaica dietro le quinte. Se vi ricordate quando siamo entrati nei camerini a riprendere appunto le fasi del trucco e della vestizione degli attori. Il programma di oggi è simile a quello, al precedente, anche se la qualità e la natura dei costumi e della rappresentazione è diversa. La scuola media di Lungro si fermerà qui fino a venerdì, è prevista anche successivamente, esattamente domani sera, la presentazione dei lavori che i ragazzi hanno fatto nell'ambito della programmazione. Sembra un discorso ripetitivo, ma è ovvio farlo anche per dare merito a questi ragazzi che hanno lavorato per tutto intero l'anno scolastico. Mi deve prendere il trucco. Quello mio? Ti piacerebbe vestirti pure? Sì. Ma tu non ce l'hai il costume. No. Dovresti procurartelo. Quando arrivi a Lungro, di a papà che te lo faccia confezionare. Peppino, mi figuro quante altre acconciature simili a queste ha già fatto, no? Abbastanza, specialmente quando si esibiva mia sorella. Ah sì, ce la ricordiamo, la signora Maria, sì. Questa paziente, fra virgolette, se ci consenti questo termine, come si comporta Maddalena? Ecco, abbiamo notato. Peppino, qual è il nome di questo? Chesa. Chesa, esatto. Serve a coprire... È un capellino per coprire il bianco. Ah, ecco. È fatto pure dorato. Per tutto notare. Dorato. Ah, ecco. Oro e argento. Con aggiunta di perline. Perline, di strass. Quindi la stanza 318 è una stanza famosa, insomma, la stanza della sposa. La stanza della sposa. Quindi, kshet le parti laterali, cosa la parte centrale? La parte centrale. Ci diceva stamane la signora vicepreside della scuola media di Apricena, anzi vicepreside per essere precisi, che tutta la popolazione di Apricena attende questi nostri costumi e si è creata una specie di febbre di curiosità.